Su questo parquet dove ci troviamo ora, Stefano Raiola, è stato raggiunto questa sera il risultato più importante per il basket pescarese negli ultimi 20 anni. Ora non parliamo di Montecatini, non parliamo di Final Four, parliamo di questa sera, una vittoria importantissima. Guarda, ti correggo, gli ultimi 35 anni io stavo lassù quando vincemmo una partita con Roma in casa, allenatore Perazzetti, la Facar, che poi andò gli spareggi per andare in Serie A. Io ero lì e mi sa che sono passati 35 anni, quindi questa è stata una delle serie più importanti della pallacanestro italiana, non degli ultimi 20 anni, per il livello della partita degli ultimi 30 anni e passa. Adesso rifammi la domanda che non me la ricordo. No, è la vittoria più importante degli ultimi lustri, degli ultimi decenni, sì. E un'altra vittoria, Stefano, è stata quella di aver riportato il grande pubblico al Palelettro. Ma guarda, è stata una vittoria in tutti i sensi, una vittoria per il risultato che abbiamo conseguito, una vittoria perché vedere il palazzetto pieno di martedì sera alle 9 è una cosa indescrivibile. Siamo contentissimi perché abbiamo lavorato tantissimo, 10 mesi, io, la società, abbiamo lavorato per allestire la squadra. La squadra ha lavorato tantissimo per raggiungere determinati risultati. Abbiamo avuto una piccola defaianza per un mese e mezzo, e abbiamo rilavorato ancora di più a marzo per rimetterci in carreggiata. E il risultato, se il risultato è questo, tutto il lavoro che abbiamo fatto, siamo ben contenti di averlo fatto. Lo avevi detto che in gara 4 non sarebbe stata come in gara 3, i fatti hanno dimostrato questo, ma nel momento più complicato della partita avete mantenuto i nervi saldi. Guarda, io l'ho detto in maniera scaramantica, mi sarebbe piaciuto vincere di 20 punti, ma io sapevo del valore della squadra di Salerno. Mi faceva un po' sorridere sentire qualche commento, qualche opinione sul fatto che Salerno fosse scoppiata. In queste serie lunghissime è difficilissimo stare sempre freschi, ma come erano stanchi loro, lo eravamo anche noi. E Salerno stasera ha dimostrato perché è una grande squadra, perché è una squadra costruita per vincere. È rientrato anche da almeno 16, ma noi siamo stati bravissimi, come hai detto tu, a tenere...